Anche a Cerignola si intensificano i controlli del Comando Provinciale dei Carabinieri, 85 le auto, i camion e i mezzi vari controllati, 227 le persone sotto controllo, 12 le contravvenzioni al codice della strada e 3 anche gli arresti. Nel centro Fantino infatti è finito in manette Cosimo Damiano Valentino, 51 anni, per spaccio di droga. Alla vista dei Carabinieri ha ingenuamente tentato di lanciare dal balcone la sua merce. Sono stati sequestrati in totale 440 grammi di hashish, 90 6 di cocaina, 70 di marijuana e un ovulo da 10 grammi di olio di hashish, nonché 240 euro in contanti, tutti in tagli da 10, provento dell'attività di spaccio. Stessa sorte per Giovanni Cassanelli, 46 anni, arrestato invece a Margherita di Savoia con la stessa accusa di spaccio di fumo, cocaina e marijuana. In manette è finita anche una rumena che in pieno centro a Cerignola ha aggredito e derubato di 100 euro un inerme anziano rimasto ferito nella colluttazione. Ferito a Torre Maggiore anche un suo connazionale. In una rissa con un altro rumeno, una coltellata al volto avrebbe potuto ucciderlo. Infatti, il rumeno è accusato di tentato omicidio.